Notate qualcosa di insolito in questa schermata? No, non quello, ma questo che ne dite? A Windows 10 manca ancora un separatore nella barra delle applicazioni. Mi riferisco ad un segmento verticale che permette di dividere i programmi aggiunti nella barra. Molto comodo se vogliamo fare delle distinzioni, per esempio, qui ho esposto la suite di Office e più a destra le varie versioni di Microsoft Edge. Ecco, per creare una separazione, ho fatto questo elemento qui. Come fare per ottenerlo? Scaricate dal link in descrizione il programma Paint.net. Non è necessario, eh? Potete utilizzare altri programmi per la creazione di forme e immagini, però questo permette di fare una cosa veloce. Non chiudete la tavola ossa dei colori, che magari dopo vi può servire per personalizzare il tema di questo segmento. Andate su File e create un nuovo foglio. Qui impostiamo la dimensione. Suggerisco 18 pixels per larghezza e 22 pixels per altezza. Basta questo, confermate la finestra. Per lavorarci meglio, zoomate il foglio. Con CTRL più A selezionatelo e poi premete su Canc per rendere lo sfondo trasparente. Create una nuova forma che sarà proprio la grafica del segmento e cercate di disegnare nel centro del foglio. Qui sta a voi decidere lo spessore, io preferisco occupare due colonne. Ora ecco che vi serve la tavolozza per scegliere il colore predefinito. Abbiamo finito per quanto riguarda la grafica. Salvate come PNG. Adesso cerchiamo un sito che ci permetta di convertire il PNG in un file ICO, idoneo per implementarlo nel file batch che creeremo a breve. Potete eliminare il PNG, mettete il file icona in una posizione comoda insieme al file che sto per creare. Questo perché Windows vuole per forza un programma pinnato nella taskbar, non vuole nient'altro giustamente, e quindi dovremo creare un qualcosa che simuli un programma. Per farlo creiamo un batch, diamogli un codice inutile, innocuo, intanto non ci servirà per eseguirlo. Salviamo ed ora creiamo un collegamento sul desktop. Nelle proprietà impostiamo l'icona precedentemente creata. Ok, adesso per aggiungerlo alla barra delle applicazioni, nella voce destinazione aggiungete all'inizio del percorso Explorer, tutto minuscolo. Adesso non ci resta che trascinare il file in questione nella barra ed ecco ottenuto il risultato. Che ne dite riguardo Microsoft? Spero al più presto un'integrazione di default. È relativamente scomodo utilizzare uno stratagemma del genere per ottenere un separatore all'interno della taskbar. Non abbiamo imparato nulla. Sì, nulla, no. Proprio nulla. Letteralmente nulla. E con questo disappunto mi dispiace, ma siamo alla fine. Grazie a tutti per essere stati con noi. Alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci.